Ma siamo sicuri che vuoi davvero essere realizzato e felice? Guarda, io incontro tantissime persone e mi dicono: ah, io voglio veramente essere felice, voglio seguire il cammino della mia anima, voglio trovare il mio scopo nel mondo, voglio realizzarmi e voglio cambiare questo, questo e quest'altro. Ma poi, quante di queste persone sono veramente disposte a cambiare? Quante di queste persone sono veramente pronte a mettersi in gioco e a fare ciò che è necessario per cambiare le cose? Comincia a chiederti autenticamente cosa vuoi per la tua vita. Vuoi che rimanga così perché in qualche modo ti piace crogiolarti nel dolore? Sì, ci sono un sacco di persone che hanno questo bisogno. Oppure magari ti piace fare la vittima, ti piace che gli altri ti consolino, ti piace che gli altri ti dicano poverino. Hai paura di fare quei passaggi che sono necessari perché temi di sbagliare, temi di non farcela e quindi preferisci stare nella situazione in cui ti trovi adesso? Oppure fai parte di quelle persone che sono pronte e disposte a fare quello che è necessario per cambiare le cose, anche se sai che sarà scomodo, anche se sai che ci vorrà impegno, anche se sai che dovrai fare delle cose diverse a cui non sei abituato e che non hai mai fatto, e che sono disposte anche ad attraversare il velo della paura, perché comunque, sai, una delle più grandi paure dell'essere umano è proprio l'incertezza. E quindi sei disposto ad attraversare quel velo di paura che ti separa dalla felicità, ma che comunque a volte è veramente impegnativo attraversare. Ebbene, guarda, ti faccio fare un esercizio, ti propongo un esercizio, in modo che tu possa valutare qual è il costo, il prezzo da pagare per il non agire, per la mancanza di azione, perché tu possa prendere consapevolezza di che cosa veramente vuoi fare della tua vita. Comincia a chiederti come sarà la mia vita se non prendo la decisione di fare quello che è necessario per cambiare le cose. E prova a valutare i costi a livello di relazioni, a livello emotivo, a livello fisico, anche a livello economico se vuoi, a 6 mesi, 1 anno, 3 anni e 10 anni. Prova proprio a immaginare come sarà la tua vita se continui a fare esattamente quello che hai fatto fino ad ora, senza prendere la decisione di iniziare a fare sul serio quello che serve. Pensa se questa è una vita che ti soddisfa, pensa se quello è il modo in cui hai sempre sperato di vivere. Sarà peggio o meglio rispetto ad ora? Sarai più o meno felice? Cosa penserà di te chi ti sta intorno, le tue persone care? Quali sono le cose a cui dovrai rinunciare? Magari dovranno rinunciare anche le persone care attorno a te. Che modello sarai per i tuoi cari? Pensa a tutto questo e pensa se non è il caso di fare una scelta diversa rispetto a quella che hai fatto forse fino ad ora e che ti ha portato a rimanere sempre nella stessa situazione. Ti mando un abbraccio di luce e ci vediamo al prossimo video.